Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo Gesù disse: Io sono la vite, quella vera, e il Padre mio è l'agricoltore. Una buona Pasqua a tutti. Nel Vangelo secondo Giovanni, Gesù non parla mai in parabole, come fa invece nei Vangeli sinottici. Impiega però delle similitudini, delle immagini per comunicare il suo messaggio. Dice per esempio: Io sono il pastore, quello bello. Io sono la luce del mondo. Io sono il pane di vita. E oggi lo abbiamo sentito impiegare l'immagine della vite. Io sono la vite, quella vera. Oggi la vite, i vigneti, per noi hanno soltanto un significato e un valore economico. Non era così al tempo di Gesù, perché c'erano i grandi proprietari terrieri che avevano i loro vigneti, ma ogni famiglia, accanto alla propria casa, aveva una vite. E siccome la vite è una pianta molto longeva, può durare anche secoli, e allora ha conosciuto i miei antenati e diventava come un membro di famiglia e si instaurava un rapporto affettivo, perché questa vite aveva sempre dato dei grappoli deliziosi che avevano reso felice questa famiglia. E poi i rami e le foglie formano un pergolato. E allora è nato un proverbio che è ripetuto più volte nella Bibbia per indicare il tempo di serenità, di amicizia, di pace, di gioia. Il tempo in cui si è seduti sotto la propria vite e il proprio fico. È in questo contesto e che Gesù impiega l'immagine della vite. Si presenta come la vite, quella vera. E la sua affermazione non è pacata e bonaria, perché dicendo che lui è quella vera allude a un'altra vite che riteneva di essere quella vera senza esserlo. A quale vite stava facendo riferimento? La vite, insieme con il fico, è uno dei simboli del popolo di Israele. E come mai Israele aveva applicato a sé l'immagine della vite? Perché la vite dà grappoli d'uva deliziosi e poi dall'uva viene il vino, che è il simbolo della gioia, della festa. Ecco, Israele era convinto di essere una vite che offriva al Signore ciò che lo rende felice, ciò che gli piace, ciò che lo introduce in una festa e nella gioia. E aggiungiamo anche che la vite nella Bibbia è anche l'immagine della sposa che offre al proprio sposo la delizia del suo amore. Il Salmo 128. La tua sposa come vite feconda nell'intimità della tua casa. Ecco, Israele era convinto di essere questa vite, questa sposa fedele al Signore, sempre pronta a colmarlo di gioia. E difatti gli offriva i grappoli che lei produceva. Sacrifici, olocausti, incensi, preghiere, canti e musiche eseguite alla perfezione. Il problema qual era? È che a Dio questi frutti non interessavano, erano fogliame. Per bocca del profeta Osea ha detto: Io voglio opere di amore, non sacrifici. E la denuncia della falsità di questa vite è fatta anche dagli altri profeti. Il celebre canto della vigna del profeta Isaia. È ventenne questo giovane profeta e lui vuole denunciare questa farsa religiosa. Lo ha già fatto
all'inizio del suo libro, ma poi lo riprende con un canto che lui compone e che probabilmente poi esegue accompagnato con una cetra tra gli amici nelle viuzze della città di Gerusalemme, come fanno i cantastorie. E poi questo canto è stato orecchiato e cantato da coloro ai quali era piaciuto e che ne avevano poi colto il messaggio provocatorio. È un canto così bello che è stato conservato poi nel libro del profeta Isaia. Peccato che non ci sia stata conservata la musica. È un canto in cui Isaia racconta la storia di amore di un suo amico, che è chiaramente Dio, per la sua vigna, per la sua sposa. E chi sta ascoltando questo canto e capisce, questo suo amico è Dio, che ha perso la testa per una ragazza simboleggiata dalla vigna, la colmata di cure, di attenzioni, ma poi questa vigna ha prodotto dell'uva immangiabile, questa sposa è stata infedele. Eccola allora la vite falsa, Israele che ha deluso le attese del suo sposo, il Signore. Difatti dice il canto di Isaia, il Signore si aspettava giustizia, invece ha visto spargimento di sangue, si attendeva rettitudine e ha udito grida di gente oppressa. Sono le stesse accuse che il Signore rivolge a Israele per bocca di Geremia. Io ti avevo piantato come una vigna pregiata, fatta tutta di vitigni genuini. Come mai ti sei mutata in tralci degeneri e sei diventata una vigna bastarda? Quando Gesù dice «Io sono la vite», quella vera, tutti capiscono l'allusione che lui stava facendo. Israele aveva deluso il suo Signore. E adesso Gesù specifica chi è il padrone di questa vigna. Il responsabile è il Padre. È lui il viticoltore. È lui che ha creduto in questa vite e ha puntato tutto su di essa, e se non produce frutti è il fallimento anche per lui. Sentiamo adesso che cosa fa il padre, il viticoltore, con questa vite. Ogni tralcio che in me non porta frutto lo toglie, e ogni tralcio che porta frutto lo purifica perché porti più frutto. Voi siete già mondi a causa della parola che vi ho annunciato. Nei pochi versetti del brano evangelico di oggi, noi sentiremo Gesù ripetere per ben 7 volte l'espressione portare frutto. La vite, se non produce uva, non serve a nulla. Lo dice molto bene il profeta Ezechiele al capitolo 15, che pregi ha il legno della vite di fronte a tutti gli altri legni della foresta. Si adopera forse il legno della vite per fare un oggetto? Si può fare un piolo e poi attaccarci qualcosa con il legno della vite? Assolutamente no. Il legno della vite, se non produce uva, deve essere gettato nel fuoco, perché non serve a null'altro. Un noce, se non produce noci, lo si taglia, ma il legno serve per fare tavoli, armadi, porte. Ecco, è il frutto che discrimina fra la vite falsa e la vite, quella vera, e questo vale per Israele come per la comunità dei discepoli di Cristo. I profeti, lo abbiamo ascoltato, Osea, Isaia, Geremia, non stavano condannando il popolo di Israele, condannavano una certa pratica religiosa fatta di apparenze,
non di frutti graditi al Signore. E quindi si può essere discepoli di Cristo solo a parole. Lo dice Gesù nel Vangelo: non chiunque dice Signore, Signore entra nel regno di Dio, ma chi fa la volontà del Padre. E anche Giovanni nella sua prima lettera, figlioli, non amiamo a parole con la lingua, ma con i fatti e nella verità, producendo frutti. E ci chiediamo allora, cos'è questo frutto che il Padre del Cielo si aspetta? Beh, basta che pensiamo al significato simbolico che hanno nella Bibbia l'uva e il vino, la gioia, la festa. Questo è l'unico frutto che il Padre del Cielo si aspetta da questa vite. Questo è il mondo che il Padre vuole, quello in cui tutti i suoi figli siano felici. Non vuole altri frutti se non la gioia dei suoi figli. E che cosa fa il padrone? Perché la vite produca questo frutto, un mondo completamente nuovo dove scompare il dolore, la mancanza di vita. Dice Gesù, compie due azioni. La prima, se un tralcio non porta frutto, lo toglie. Se il tralcio porta frutto, allora lo pota perché vuole che produca ancora di più frutto. Sono le due azioni che erano compiute dai contadini in due stagioni diverse dell'anno. Durante l'inverno il contadino si avvicinava alla vite e asportava i tralci inutili. E poi in agosto compiva un'altra azione, rimuoveva i germogli più deboli per favorire quelli migliori. L'obiettivo è avere una quantità d'uva ancora più abbondante. Bene, cominciamo dalla prima azione del Padre del Cielo. Toglie il tralcio che non porta frutto. Non serve. L'interpretazione più immediata potrebbe essere quella di una minaccia nei confronti dei tagli dei tralci che sono morti, improduttivi, e sono e quindi quei cristiani che sono di nome cristiani perché figurano nella lista di coloro che sono stati battezzati, ma poi non producono questo frutto. Allora il Padre del Cielo li toglie e li caccia nel fuoco. Bene, abbandoniamo questa interpretazione fuorviante che contraddice la predilezione del Padre del Cielo per i tralci più deboli. Ogni uomo è animato dalla linfa, che è lo spirito di Cristo, non solo coloro che appartengono all'istituzione ecclesiale, ma ogni uomo. E un po' di frutto, ogni tralcio lo produce, e il Padre del Cielo non scaccia nessuno, non getta nel fuoco nessuno. Che cosa sta dicendo allora Gesù? Il discorso è rivolto ai cristiani che nel battesimo sono stati inseriti in Cristo come tralci alla vite. Sta dicendo Gesù, non basta essere inseriti nominalmente, esteriormente in questa vite. Bisogna lasciare attuare la linfa, lo spirito di Cristo, quello che ha portato lui a donare tutto se stesso per amore, perché questo spirito potrebbe essere bloccato e se non arriva ai tralci che ognuno ha in se stesso, se blocca questa linfa, i tralci non producono nulla. Si tratta quindi non di una minaccia, ma di una messa in guardia dal pericolo di non lasciare attuare lo spirito di Cristo. E questo accade e può accadere in ogni uomo e anche nei cristiani. In questo caso, dice Gesù, il tralcio è secco, non produce gioia nel mondo, ma dolore. E tutto il tempo che il tralcio lascia trascorrere
non animato dalla linfa di Cristo è tempo sprecato della vita, tempo bruciato di cui non rimarrà traccia. Questa è la messa in guardia fatta da Gesù con questo richiamo al pericolo di essere legati alla vite, ma poi di bloccare lo spirito di Cristo. La seconda azione del Padre del Cielo, nella quale lui mostra tutte le sue premure affinché i tralci producano il massimo, e è presentato questo suo secondo intervento con l'immagine della potatura, e ci sono dei tagli che anche i tralci che sono buoni e producono frutto, tagli di cui questi tralci hanno bisogno. Potremmo fare tanti esempi di contesti della vita di ognuno in cui la linfa dello spirito è stata bloccata. Pensiamo ai tanti momenti in cui ci perdiamo in futilità, in cose banali, effimere. Pensiamo a quante perdite di tempo di tanti giovani e tanti adolescenti con i social network. Bisogna dare dei tagli, lasciare che il Padre del Cielo ci poti da queste perdite di vita. Pensiamo a quanti momenti nei quali ci lasciamo guidare dall'indolenza, la pigrizia, la poca voglia di renderci disponibili quando qualcuno ha bisogno di aiuto. Pensiamo ai tagli di cui hanno bisogno coloro che vivono una doppia vita fatta di compromessi. Pensiamo anche al taglio di cui hanno bisogno chi ha un attaccamento morboso ai beni, non vede altro che i beni e quindi dimentica chi è nel bisogno. Queste persone fanno anche tante cose belle, ma hanno bisogno di essere purificati. E il Padre opera questi tagli. Adesso ci chiediamo come realizza queste potature il Padre del Cielo, perché sono potature di cui abbiamo tutti tanto bisogno. Anzitutto, ce lo dice Gesù, come il Padre del Cielo potta, con la sua parola. Voi siete mondi per la parola che vi ho annunciato, dirà Gesù. Questa parola è la parola del Vangelo. È più tagliente di una spada a doppio taglio, dice la lettera agli Ebrei. Questa parola penetra fino al punto di divisione dell'anima e dello spirito, delle giunture, delle midolla, scruta i sentimenti e i pensieri del cuore. Non c'è angolo oscuro della nostra vita, angolo segreto del cuore, che possa sfuggire a questa luce della parola del Vangelo. Questa parola illumina tutti i contesti della tua vita in cui tu blocchi la linfa dello Spirito di Cristo. Non lasci agire questo Spirito che ti porterebbe ad amare e a consumare la tua vita per rendere felice e produrre gioia per i fratelli. Questa parola ti indica tutti i rami secchi che vanno eliminati dalla tua vita, le foglie inutili che tolgono spazio, tolgono raggi di sole ai tralci che invece sono produttivi. È chiaro, la potatura comporta sempre anche un aspetto doloroso e va messo in conto, perché a tutti noi e spiace veder tagliare certi comportamenti ai quali ci eravamo affezionati. Ma dice bene il libro di Giobbe, le mani di Dio feriscono per risanare. Pensiamo quindi anche a tante nostre manifestazioni religiose, certe devozioni che pratichiamo perché ci tranquillizzano e ci cullano forse nell'illusione di essere a posto con Dio, ma ci fermiamo lì, ma non arriviamo a produrre poi quei frutti che il Padre del Cielo si aspetta. E la parola del Vangelo illumina molto bene questo comportamento religioso e ci dice: fai un altro passo e arriva a produrre opere di amore, che sono le uniche
che al Padre del Cielo interessano. Ha detto Gesù durante l'ultima cena: voi siete mondi per la parola che vi è stata annunciata, ma non tutti. Ecco, uno che apparteneva esteriormente alla comunità dei discepoli, ma non si era lasciato portare da che cosa? Era Giuda, dai sogni che lui coltivava, sogni di grandezza, dalle sue tradizioni religiose dalle quali Gesù non è riuscito a staccarlo. Lui ha consegnato il maestro all'autorità religiosa. Ecco, la persona che non si è lasciata portare dalla parola del Vangelo. Ma non solo con la parola il Padre del Cielo ci porta, attraverso i suoi angeli, che pone al nostro fianco, sono i nostri fratelli, i quali vedono molto bene in noi quali sono i tralci che vanno potati perché disturbano. Noi vediamo molto bene negli altri, quando non opera, non è in azione lo spirito, ma l'egoismo, il maligno che li fa ripiegare su se stessi, sul loro tornaconto, allora non producono frutto. Ecco, questi angeli, quando ci indicano i tralci che vanno potati, sono coloro dei quali il Padre del Cielo si serve per purificare la nostra vita. Ma poi il Padre del Cielo si serve della nostra stessa vita per purificarci dai nostri idoli, che tante volte poi, quando passano gli anni, quando arrivano gli acciacchi, quando decadono le forze, ci rendiamo conto che vengono sgretolati come idoli. Erano cose molto belle, ma quando riponevamo in questi idoli tutta la nostra speranza, tutto il nostro senso della vita, noi eravamo schiavi. Invece, attraverso proprio ciò che accade nella nostra vita, noi siamo invitati a cercare oltre il finito il senso della nostra esistenza. Poi anche c'è un altro modo con il quale il Padre del Cielo porta questa vite, ed è attraverso le critiche, a volte dure, graffianti, che da più parti del mondo laico oggi vengono rivolte alla nostra comunità cristiana. E non possiamo liquidarle troppo facilmente dicendo che sono espressioni astiose di gente prevenuta e quindi non vanno prese in considerazione. No, potrebbero essere molto vere, potrebbero essere dei richiami a una vita poco evangelica. E allora è attraverso di loro che il Padre del Cielo si serve per potare questa vite e far sì che produca molto frutto. E ora Gesù chiarisce l'immagine della vite e dei tralci con un verbo che nel Vangelo secondo Giovanni ricorre ben 40 volte, quindi un verbo molto importante, e ricorre 7 volte in questi pochi versetti del nostro Vangelo. È il verbo dimorare, di cui vogliamo cogliere il significato. Sentiamo. Dimorate in me e io in voi. Come il tralcio non può portare frutto da se stesso se non dimora nella vite, così neanche voi se non dimorate in me. Io sono la vite, voi i tralci. Chi dimora in me e io in lui porta molto frutto, perché senza di me non potete far nulla. Se qualcuno non dimora in me, viene gettato fuori come il tralcio e secca, e li raccolgono, li gettano nel fuoco e bruciano. Se dimorate in me e le mie parole dimorano in voi, qualsiasi cosa volete, chiedete e vi avverrà. In questo è glorificato il Padre mio, che portiate molto frutto e diventiate miei discepoli.
e io in voi. Che cosa significa questo verbo dimorare, che ricorre già all'inizio del Vangelo secondo Giovanni, e quando il Battista indica a due dei suoi discepoli Gesù come l'agnello, questi seguono Gesù. Gesù si volta e chiede loro: che cosa cercate? E loro rispondono: dove dimori? E videro dove dimorava e dimorarono con lui quel giorno. Gesù non aveva alcuna casa in quel luogo. È un altro senso quello del dimorare. Gesù è una persona straordinaria. Loro se ne sono accorti e chiedono: dove dimori tu? Qual è il tuo mondo? Facciamo alcuni esempi che ci aiutano a capire il significato di questo dimorare. Che Gesù dimori in noi e noi in Cristo. Facciamo l'esempio degli innamorati. Quando uno è innamorato, porta sempre dentro di sé la persona amata. La porta nel suo cuore, la ricorda continuamente, con gioia, in qualunque situazione. Se è uno studente, a un certo punto comincia a guardare fisso, la sua testa è là, è per la persona amata. Se sta lavorando, squilla il telefono, forse è la persona che io amo che mi sta chiamando. Ecco, quella persona dimora in lui, tutto gli richiama questa persona perché ce l'ha dentro, abita in lui, la porta sempre con sé. È quello che diceva il piccolo principe: se tu vedi il colore del grano, tu ti ricordi di me perché i miei capelli sono biondi. Per uno che è innamorato, qualunque cosa gli richiama la persona amata. Ecco cosa dice Gesù: dimorate in me e io in voi. Qualunque cosa ci deve richiamare lui, se siamo davvero immersi in lui, uniti a lui intimamente come tralci alla vite. Un altro esempio. Commentando le lamentele, le contestazioni, le proteste degli israeliti durante l'esodo, che si lamentavano continuamente, rimpiangevano le pentole e sognavano anche, perché non è che mangiavano carne in continuità, là in Egitto tutt'altro. I rabbini dicevano che è stato più facile per Dio sottrarre il suo popolo dall'Egitto che sottrarre l'Egitto dal cuore del suo popolo. Gli era rimasto dentro, abitava nel cuore degli israeliti ancora l'Egitto. Lo accompagnava sempre questo pensiero. È la stessa situazione che si ripeterà per gli israeliti a Babilonia. Riuscirà il Signore a liberare questo popolo da Babilonia, ma Babilonia gli rimarrà ancora nel cuore. Ecco questo abitare. Anche noi facciamo l'esperienza. E quando un amico che ha segnato la nostra vita, l'ha segnata profondamente, forse perché l'incontro con lui ci ha fatto comprendere il vero senso della nostra vita, oppure ci ha tirato fuori da un pericolo, quella persona dimora in noi. Oppure ancora, una vedova. A volte la sentiamo esclamare: sono trascorsi tanti anni, ma mio marito rimane sempre in me. Non è solo il ricordo e il rimpianto, ma è tutta la storia di amore che ha segnato la loro vita che rimane e che il tempo non può mai cancellare. Eccolo, il dimorare. Non si tratta quindi di abitare uno spazio materiale, ma di una relazione profonda e di una comunicazione intima di pensieri, di emozioni, di sogni, di scelte. Ecco, partendo da queste esperienze affettive, rimanere in Gesù, rimanere nella vita, significa rimanere nel suo mondo,
rimanere nel suo modo di pensare, di amare, di agire. Tutto questo pensiero, queste scelte di Cristo diventano le mie. Cioè, mi si è radicato così profondamente nel cuore Cristo che non posso fare nulla senza essere d'accordo con Lui. E ciò che dice Paolo con entusiasmo, lo ripete per ben 164 volte nelle sue lettere, il ritornello. Essere in Cristo, coinvolti continuamente nella sua persona. Nella seconda lettera ai Corinzi, al capitolo 5. Se uno è in Cristo, inserito in questa vite, è una creatura nuova. Le cose vecchie sono passate, è sorto il nuovo. Oppure nella lettera ai Galati. Non sono più io che vivo, è Cristo che vive in me. Vivono in simbiosi, in sintonia, uno abita nell'altro. Eccolo il dimorare che Gesù ci raccomanda, perché se non dimoriamo in Lui, la nostra vita non produce frutto. Ancora nella lettera ai Galati, quanti siete stati battezzati in Cristo, vi siete rivestiti di Cristo, vi siete spogliati dell'uomo vecchio, vi siete spogliati delle sue azioni e vi siete rivestiti dell'uomo nuovo. E allora possiamo chiederci: dove dimoro io? Dove ripongo il senso della mia vita? Chi e che cosa ho nel cuore che mi torna sempre in mente, che decide tutte le mie scelte? Ecco, lì posso rispondere dove dimoro e chi dimora in me. Continua Gesù dicendo: io sono la vite, voi i tralci. Chi dimora in me e io in lui, questi produce molto frutto. Senza la linfa, che è quella dello Spirito di Cristo, che l'ha portato ad amare in modo incondizionato anche i nemici, senza questo Spirito, tagliati fuori da questo Spirito, la nostra vita è semplicemente biologica. E quali sono i frutti che produce questa linfa? Ce li racconta molto bene Paolo nella lettera ai Galati al capitolo 5. Frutto dello Spirito è, primo, l'agape, l'amore. Questo termine che viene impiegato, agape, definisce l'amore firmato, che è quello di Cristo, che è l'amore incondizionato, che cerca la gioia dell'altro e basta, non pensa a se stesso. Questa è l'agape, è il primo frutto dello Spirito, l'amore senza condizioni anche per chi mi ha fatto del male. Secondo, la gioia, poi la pace, la pazienza, il sapersi adattare ai bisogni del fratello in ogni situazione della vita, la bontà, la fedeltà, la mitezza, il dominio di sé. Questo è il frutto di questa linfa che è lo Spirito di Cristo. Se qualcuno invece non dimora in me, dice Gesù, è un tralcio che secca. E l'ammonizione è severa. Non sono le persone che vengono scacciate via, ma ogni attività che è compiuta staccata dallo Spirito di Cristo non ha consistenza, è pulla e quindi viene bruciata. L'immagine è quella che viene impiegata dal Battista, il quale dice: chi viene dopo di me ha in mano il ventilabro, raccoglie il buon grano, ma la pulla viene spazzata via e buttata nel fuoco. La parte della nostra vita che non è mossa dallo Spirito è quella biologica, ma di questa non rimane nulla, perché l'unica parte della nostra vita che rimane è quella mossa dallo Spirito, quella che produce amore incondizionato. Se dimorate in me e le mie parole dimorano in voi, qualunque cosa voi volete, chiedetela
e avverrà. I desideri di chi è inserito nella vite e in lui circola la linfa che è quella di Cristo, i suoi desideri sono quelli dello spirito e quindi il desiderio sarà quello non di dominare, di farsi servire, ma di donare gioia al fratello. Questi desideri verranno eseguiti perché lo spirito ti darà la forza di realizzare questo amore. In questo è glorificato il Padre mio, che portiate molto frutto e diventate per me discepoli. Il frutto della vite. La vite non produce frutto per sé, produce frutto perché qualcuno ne goda. E quindi il discepolo di Cristo non produce amore per autocompiacersi della propria perfezione morale e nemmeno per ottenere un premio in paradiso. No, produce frutto perché gioisce nel vedere qualcuno che è felice. È lieto di verificare che l'amore di Dio si è manifestato attraverso di lui. È felice perché vede nascere e dà il suo contributo a un mondo dove c'è la gioia, che è l'unico frutto che il Padre del Cielo si aspetta. Auguro a tutti una buona Pasqua e una buona settimana.